calorie e grassi. Il corrispondente Sergio Paini. Soltanto la Russia ha potuto festeggiare il Capodanno per ben 11 volte, tanti sono i fusi orari del paese più grande del mondo. A Mosca quest'anno niente neve, ma allo scoccare della mezzanotte il cielo sopra il Cremlino si è illuminato con spettacolari fuochi d'artificio. Il momento giusto anche per esprimere desideri. Per il 2020 scelgo i soldi, la salute e l'amore di mia moglie, rivela Vassili. Così sarò sempre più forte. Serve solo un po' di fortuna, aggiunge Laura. Quando c'è, poi riesce tutto. A Capodanno si festeggia fin quasi al mattino, così per resistere al freddo e reggere meglio l'alcol, i russi non badano troppo alle calorie. Sulle loro tavole non solo caviale, spesso appannaggio delle classi medio-alte, ma soprattutto antipasti, a partire dall'insalata russa che qui chiamano Olivier e stuzzichini che provengono dalle daci di campagna. Siamo andati in un ristorante famoso perché si procura le materie prime solo nelle fattorie. In tavola non possono mancare i prodotti della terra e il lardo salato e affumicato, spiega lo chef Alexander. Servono anche per non ubriacarsi subito al cenone. Ma se poi la sbornia arriva lo stesso, ecco lo sci, la tradizionale zuppa di cavolo che aiuterà a riprendersi e poi a uscire dal lungo inverno russo, adesso targato 2020.